Presidente Roucci, siamo arrivati all'undicesima edizione di questo corso. Eh, grande affollamento anche oggi, grande interesse e soprattutto grande sinergia tra i vari ordini. Sì, eh, grande interesse manifestato da, da, da tutti gli iscritti. Chiaramente, quello della la materia tributaria è una materia difficilissima che richiede un aggiornamento costante. Sul processo tributario ci sono novità di rilievo. Erano due anni che non tenevamo questo corso, quindi l'abbiamo ripetuto. Questa è l'undicesima edizione. Lo facciamo sempre volentieri, soprattutto perché c'è la partecipazione massiccia dei giudici tributari. C'è cioè il patrocinio del Consiglio Superiore della Magistratura Tributaria, dell'Associazione Magistrati Tributari, Sessione di Caserta, della Seconda Università degli Studi di Napoli. Mancano gli avvocati perché eh, si hanno proceduto al rinnovo, quindi non c'era ancora un Consiglio in piena efficienza. Il corso ha riscontrato, ha trovato un riscontro eccezionale nei nostri iscritti e nonostante sia un corso a pagamento annoveriamo circa 200 iscrizioni, poi vi sono anche moltissimi funzionari dell'Agenzia delle Entrate. È motivo di soddisfazione per l'ordine che l'ho organizzato. È motivo di interesse per le parti del processo tributario, sia noi come difensori ma anche funzionari dell'Agenzia delle Entrate. ne uscirà al termine un bellissimo confronto. Con uh, l'aiuto dei giudici tributari, che saranno quasi esclusivamente i relatori uh, di tutti gli incontri che si daranno, sono 14 incontri. Cercheremo di fare un po' il punto sulle novità, sulle novità e su quelle che sono le procedure. Rigide da rispettare in un processo tributario. Sempre più rigide, soprattutto considerato il momento, è anche per questo che c'è tanta affluenza? C'è tanta affluenza perché, perché la professione è diventata difficile, perché anche quella del difensore tributario è una specializzazione che va perseguita. E in momenti di crisi i colleghi ampliano le loro competenze. Una volta un professionista poteva delegare altri professionisti alla rappresentanza tributaria. Oggi le piccole pratiche vengono svolte dallo stesso professionista. Poi Non ci dimentichiamo che i tributi locali lo fanno da padrona, anche nel contenzioso tributario. E anche quelle in materia che noi seguiamo in prima persona. È evidente che da bravi professionisti ci rendiamo conto che la specializzazione è fondamentale, quindi un corso di aggiornamento è un momento essenziale per un confronto con i giudici tributari.